A Zungri, in località Raisina, con Franca Crudo, Associazione Asfalantea, per raccontare la giornata del pane, come si faceva una volta il pane. Eccoci qui. Intanto vi ringrazio, sono Franca Crudo, onoratissima. Ci troviamo qua alla località Raisena, come vedete qua c'è l'impronta bella scritta, che ci adattiamo a fare la giornata del pane. Anzi, più che adattare, portiamo avanti la tradizione in tutto e per tutto, come ci hanno lasciato i nostri avi, i nostri nonni. E qui nel nostro posto, che è tutto al naturale, alla Raisena il tempo si è fermato, troviamo tutto originale, niente di modificato, tutto come avevano i nostri nonni. E qua noi facciamo la giornata del pane, e poi quando viene settembre-ottobre facciamo la giornata del pane oppure del sapone, ma oggi siamo qua per la giornata del pane. E spieghiamo tutti i fasi della lavorazione del pane. E allora, seguiteci in questo piccolo viaggio, andiamo, Franca, camminiamo insieme, perché ci farei vedere tutto quello che succede qui in questo luogo magico. Ci troviamo a 300 metri in linea d'aria delle grotte rupestre, che noi abbiamo le grotte rupestre. Per prima cosa, quando inizia la giornata del pane, facciamo l'accoglienza. Dopo dell'accoglienza incominciamo a spiegare i sementi antichi, perché noi abbiamo recuperato 5 semi di grani antichi che erano scomparsi, e quindi noi li abbiamo recuperati. Abbiamo per primo il grano Uromaneru, eccolo qua, che è molto bello. Poi c'è Ugrinjuni. Ugrinjuni usavano, ai vecchi da spiga lunga, che usavano una volta, fanno i fasci, eccolo là, che facevano i gregni. Poi c'è, eccolo qua, questo saraceno, non è nostro questo qua, però si adatta bene ai terreni nostri, ecco. Poi Urano Cappella, che è il numero uno, ecco, guarda, avevi gli spighi che pare loro, guarda quanto è bello, sembrano cocci di cicero, tanto che è bello grosso. Poi c'è a Terranova, andavamo due qualità, sia a Terranova che du longo e sia che du curto, cui chiamano ora nel cielo l'abbondanza. Eccolo, uno e due. Poi c'è questo cacciaro, sia Terranova, questo è longo e questo è curto. Sono tutti i grani che usate per la preparazione del pane. Per la preparazione del pane, giustamente del pane, poi passiamo alla farina. Questo qua è invece io, hermano. E oggi qui a Zungri ci sono le signore pronte per la lavorazione. Noi facciamo scuola di formazione e gli facciamo vedere tutti i passaggi del pane, come il rito del pane, come facevano le vecchie massaie di una volta. I vecchi massaie, i nonni, i nostri avi. Poi mi scordammo come presente, perché ci tengo tanto, Urosia. Urosia è un urano tenero che giustamente si adatta a tutto, dei dolci, pane e tutto, e proprio avviene una farina raffinata. L'altro passaggio è appiccicammo luci e messo l'acqua, quindi serve per lavorare il pane. Che mo mettiamo la limba, ecco qua, la limba, ora ci piedi la vota, mettiamo la limba, ecco qua, mettiamo la limba, e dopo mettiamo i sali, e dopo i sali versiamo la maniera. Ma il momento clou qual è? È due leve tomate, che adesso ve lo faccio vedere, che è qualcosa di spettacolare. Un levetomate lo fece arzire, giustamente, perché a muovi minimo di levitazione 12 ore. Ma questo è uno spettacolo, ecco qua. Questo è l'oro che abbiamo noi, perché è da 80 anni che ce l'abbiamo in consegna. Ecco, guardate, guardate che bellezza, guarda. Questo che tempi ha di preparazione? E questo qua di pomo, ci metti pomo fazzo, ma mo fazzo massimo mezz'ora, lo preparo. Però ogni... deve stare a riposare. Sì, 24 ore di lievitazione. Giustamente in Tomberna mo fa ancora prima, perché è a seconda la temperatura. D'estate si allevita prima. Ed è un gioiello questo, eh? Questo è l'oro che abbiamo noi. Allora, cosa facciamo noi per mantenere un lievito madre? Questo qua ogni 3 giorni va rinnovato. Se eventuale caso non ceni, perché noi passiamo di famiglia a famiglia, viene una con Maria, viene mo cerca, fanno pane e poi mo riporta. Questo vuol dire che noi passiamo di famiglia a famiglia. Ogni rigorosamente, ogni 3 giorni vuole rinnovato. Mo l'altro passaggio che facciamo? Mettiamo l'acqua accanto alla limba, la vediamo. Giustamente noi usiamo tutti roba di terracotta, perché cara Isena, plastica zero, perché la plastica inquina, mettiamo di lontano la testa, tutta roba di terracotta, è tutta roba antica che è andata a stare in anni.
C'è anche una cosa che la pigliamo mo', però poco niente. Mettiamo l'acqua, entra. L'acqua come deve essere? Come mettiamo? Giustamente mettiamo pure la fritta. L'acqua deve essere, diciamo noi, a temperatura acqua e soli. Te può mai resistere con la mani. Immaginata un mulino a pietra e gli chiede Rossia che dice io che si presta per tutto sta farina a cani. Che sta qua invece chiede del grano duro, a vedere che c'è un cotonato e c'è un nigra, a vedere che c'è un nigra, che sta qua vale la pena. Poi c'è questa qua che è due grigioni, terra nova e questo io ora non tennaro, sia o lungo o corto. Ecco qua, guarda quanto è bella, questa è immaginata a pietra. Ma ambiscamo, l'altro passaggio è ambiscamo e mettiamo la maida. Per chi non è avvezzo al dialetto, ambiscamo sta per? Mischiare. Ambiscamo. E va subito nella sì. Abbiamo chiamato. Tamaida. Eccoci qua. Allora, ma non che sta qua, mettiamo tutta d'occhio. Quindi tutte queste farine vanno messe qua dentro, Frank. E poi imbiscamo. La madoccio quando è come dimentico. Una volta pano facendo con solo una qualità di farina, perché ora non era quello che facevano i contadini, facendo la terra nuova, facendo urano cappella, quello che facevano con una qualità. Invece non mo che facciamo, ripigliamo tutte le tradizioni, o facciamo con cinque tipi di farina che si vedono i colori, perché recuperiamo i semi antichi e quindi a tradizioni e chida, poi recuperiamo sia i semi e sia la manifattura del pane con cinque qualità di farina. Preciso a dire che, eccolo qua, noi questo qua è un lievito originale e giustamente noi amo pigliamo e muda samichidu originale. Che come vi dicevo. Deve rimanere sempre per poi essere rifatto. Poi rimane originale. Poi si fa giù lavato, giustamente. Come questo. Ogni 3 giorni si rinnova, come io dicevo prima. L'acqua deve essere proprio a temperatura ambiente, noi chiamiamo acqua e soli. A mare si stica la mano, tipo come una volta ci facevano un bagno ai figlioli. Mentre la mano, si dà la mano e si resisti, e è buona. Si era buona sia per il bagno dei figlioli e sia per il pane. Ma versiamo da intra e cominciamo, poi squagliamo lavato. Abbiamo detto, Franca, nulla di misurato, si va ad occhio, anche con l'acqua. Sì, tutto ad occhio, ecco qua, ma mettiamo qua intra, c'è la comare, sia con mare Nicolina sia con mare Nivi, squagliano lavato. Ecco Eccoci qua con sì. La preparazione del pane che entra nel cuore appunto dell'impasto. Ma ne vi lavasto? Sì. No, la farina no però, prima si scioglie il lavato. Viene più saporito. No. Non si scioglie se no. Prima voglio sciogliere il lavato come dice Comare Nevi. Dopo che si scioglie il lavato. Quindi mani in pasta, Franco. Mani in pasta, sì, mani in pasta. Questa aiutica la verità. Queste qua, più qua moro fai e più buono meno pane. Quando dici il pane è se suda giustamente, è osso duro l'uomo. Però noi facciamo veramente qua muri, perché ci teniamo tanto a Zungri e poi valorizziamo la Calabria, che o merita la Calabria. Diamo da fare tutto quanto. Questo passaggio qua è che noi imbiscamo e come si dice, ummassamo. Ummassare che vuol dire? Poi noi imbiscamo tutta la farina con quanto acqua basta. Noi questa caglia è tutta d'occhio, non vediamo quanto i rendevoli e non la mentiamo. Allora, questa caglia noi impastiamo un pugno, si viene a torcere così. A così che la femma sotto e più giriamo e più meglio è. Ecco qua, si gira il pane, poi si mette una stecciera d'acqua, vediamo una stecciera d'acqua. Un po' c'è d'acqua così, noi ci diciamo ci laviamo la faccia, che vuol dire si lava a maida, ecco, così, si lava a faccia. Siamo quasi alla fine dell'impasto, diciamo. Sì, siamo quasi, è quasi buono, sì. Ecco qua, più si gira e più meglio è e si lavora, ecco qua. Covene cara Isena vi posso dire che trova arte, storia, cultura, tradizione, saperi e sapori.
contadini, che non è poco, che oggi si stanno perdendo, e noi fortunatamente li continuiamo, non li abbiamo ripreso, li abbiamo continuati. Finimmo impastare i pani, ma l'altro passaggio è che mettiamo a tavola ed o schianiamo, diciamo, lo schianare che vuol dire? Tagliamo i forme dei pani e facciamo la forma e poi mettiamo sulla tavola. Sulla tavola giustamente mettiamo la farina, perché se no si attacca, pinge, diciamo noi. Ecco qua, sementi tipo a saliari e sementi per tutta la tavola, e mo facciamo i formi che diciamo uschianamo. Ecco qua, a posto. Mo lo tagliamo con l'angialena. Ecco qua, c'è l'angialena. Che facciamo? Tagliamo i formi ed uschianamo. Eccoci qua con la giornata del pane a Zungari, compagnia di Franca Crudo, l'associazione Asfalantea e tutti coloro che hanno deciso di condividere questa giornata per riscoprire le tradizioni di un tempo, con il pane che sta prendendo forma. Lavorazione del pane è terminata, adesso cosa si fa? Allora, che facciamo? Lavamo la maida, lavamo con l'ultimo. L'ultimo che cos'è? È lo spartaco, è una pianta che esce qui nelle nostre zone, ed è, eccolo qua. Prima è duro, poi quando mette l'acqua si ammorbidisce, perché non bisogna usare detersivi. Eccolo, questo qua si lava senza bisogno di detersivi. E si toglie tutta la parte della farina, per pulire appunto. Invece sui fumari che stanno lavando la maida. Mo subito dopo vediamo i formi. Abbiamo le nostre forme del pane adagiate qui. Ecco qua. Questa qua noi chiamiamo un friscotto. Questa forma cane. Questa qua chiamiamo a pitta. A pitta, e questo cane è in un, come si dice, un filoni, un filoni. Ecco. No, curula non difficile, però una la facciamo. Ecco qua, ecco che la signora Franca ci fa vedere un'altra forma, la a curuda, che sarebbe? Solitamente si fa a Pasqua, però noi la facciamo per tradizioni, o vediamo com'è che, ecco qua, questa è a curuda, quando viene a Pasqua qua mettono le uova. Esatto, ecco qua. I calabresi si conoscono bene, non ecco. Solo i libonesi. Sì, tutti la conoscono. Dammi con l'ova. Quando si dice a curuda con l'ova, ecco. Noi diciamo curuda con l'ova. A curuda con l'ova. E adesso, Franca, questo pane deve lievitare quanto prima di essere infornato? Un'ora e mezza. Adesso giustamente che tempo che si fa la lievitazione del pane, i nostri ospiti che viene qui a vedere come si fa le fasi della lavorazione del pane fanno la visita alle nostre grotte rupestre e al Museo Civiltà Contadina. Tempistica un'ora e mezza. E poi tornano qui. Si rientra e si fa l'infornata, assistono all'infornata. E tempo un'ora e un quarto il pane è cotto. Il forno pronto per essere acceso, perché il pane è quasi pronto, Franca. Sì, e infatti si è levitato, già pronto, che già guardammo, crescivo, fuori malocchio, e mo scoverchiamo il forno, poi mo piccicamo. Come piccicamo? Lo primo scoverchiamo. Lo apriamo. Ecco qua il nostro forno. Guardate qui com'è il nostro forno, ragazzi. Eccolo qua. Chi da dai è chi da petra d'ani quando diventa bianco o forno è buono. Chi da una petra di fumara, non conace di fumara. E un misero in anni. Qua quante pitte entrano, diciamo? Ma qua intorno ai 20-25 pitti. Quindi diciamo che hai una buona capacità. Sì. Allora, come tradizione si appiccia il forno? Chi filici? Un vecchio capito. Un capito che facciamo l'altra volta, che sta secco. Il capito cosa sarebbe? Il capito è che pianta è? A felce, che nasce dai boschi. Questa cane è un capito che facciamo l'altra volta, che facciamo pane, è sicco ed è di tradizione che si appiccia al forno con questo capito, che filici. Poi dai, avviamo il fresco, che mo vi faccio vedere. E andrai a mettere un po' di frasca, diciamo, sì, così, di legna. Sì, mettiamo in legna e legna da lavare. Dove posso abbattere? Eccolo qua. Appiccicamo luce che abbattere. Ecco. Con i fiammiferi. I fiammiferi, giustamente. Appiccicamo, ecco qua. E appiccicamo un forno con i filici. Capiti l'altra volta e usiamo esclusivamente legna d'alvara, perché i legna d'alvara sono miracolosi per il pane, sono proprio duro a luce, dura a fiamma, a resistenza. Benissimo, benissimo. Allora attendiamo poi
che il forno si accenda per l'infornata del pane. E allora, il forno è quasi pronto. Franca, eccoci qua di nuovo. Allora, noi adesso facciamo la pitta, chiamiamo la pitta avanti forno, che pulizziamo pochi forno, vediamo prima se è buono come cottura e poi se lievito pane. Due passaggi, uno se è buono forno e l'altro se è lievito. Quindi questo panetto farà da prova per gli altri, diciamo. Da prova per gli altri, sì. Ecco qua, noi pulizziamo il forno, cani, e mo mettiamo la pitta avanti forno. Che mo eccoci facciamo. Qua. Ecco qua. Astendi questo pane che si è lievitato. Sì, è bello lievito, si vede, vedete? O vedi che stendi? Quando io lo stendo il pane è bello lievito. Ora ci facciamo un bello buco. Ecco qua. Ci facciamo un buco. Ne prepariamo un'altra. Qua cosa stai facendo nello specifico? Proprio. La pitta avanti forno. Vuol dire che sta. Vediamo se il pane è lievito e se è buono il forno. Quindi inserisci questi pezzi che stai tagliando? Ecco qua, sì, subito. Mo pigliamo la pala. Ecco qua. Pigliamo la pala e lo mettiamo da usi cucina. E faccio due passaggi. Ecco qua. Sopra. Una e due. E così. Vediamo, scappale e forcone, non guarda padrone, guardati, ecco qua. Ci siamo quasi, prima di infornare il pane, passaggio decisivo. Passaggio decisivo, buttiamo la farina per vedere se è buono il suolo del forno. E come deve essere? Eccola qua, deve essere a manti monaco che vuol dire? Diventa colore marrò, il forno è forte, vedi che si brucia subito. Ci siamo. È arrivato il momento clou. Stiamo infornando il pane. La grazia di Dio, ragazzi. Dopo tanto lavoro e sudore, è arrivato il momento di infornarlo. Ecco qua. La prima pitta. Un signore un tu cresci. E poi se rispondi, un signore tu benedici. Ecco qua. Abbiamo finito di infornare, si dice. Sicumare, come si dice? Dio se l'ha dato. Oggi e sempre. Ti facciamo la Santa Croce, un Signore tu benedici e chiudiamo la bocca del forno. Ecco qua. Si chiude il forno per la cottura. E allora, quanto dovrà stare in forno questo pane? Un'ora e mezza. Quindi deve cuocere nel forno un'ora e mezza. Tutte le pizze sono dentro il forno. Poi mettiamo i mattoni. Perché in mattina se no nei casi si brucia la tavola. Ecco qua, faccio fare eccoci qua, vedete? Ecco. Le nostre pitte di pane dentro il forno qui della Asfalantea qui a Zungri in provincia di Vibo. E adesso vi facciamo vedere come Franca chiude il forno. Ecco qua. Vieni chiusi, con punte d'amo. Chiudiamo bello bello, ci mettiamo. E non bisogna toccarlo prima di un'oretta almeno. No, guardiamo, cala rosa diciamo noi. Cala rosa e non bisogna aprirlo. Cala rosa vuol dire che cala, che lui cuoce, cresce. Allora, qua li addoniamo il suo pane cotto. Ecco qua. E l'ultimo passaggio, pane cotto. Ora pigliamo la pala e lo cacciamo e vediamo com'è. Una pitticella. Ecco qua. Aspettate, vediamo qua com'è che questo brucia. Ecco. E pure buono il solo, ecco. Vedete? Mo tagliamo, vediamo com'è. Fratello, vai. No, non si taglia, il pane non si taglia con te. No. Ecco. Va, la grazia è Dio. Il pane si taglia con le mani. Ecco.